Nell'ultimo consiglio comunale, fra i vari accapi in discussione, c'era un tema importante sia per quanto riguarda le casse del comune di Vieste, ma anche per così dire le tasche dei cittadini, ovvero un regolamento per la rateizzazione di quelli che sono i tributi comunali. Siamo con il sindaco Giuseppe Nobiletti. Quali le motivazioni che vi hanno spinto, per così dire, a facilitare il pagamento dei tributi da parte dei cittadini? Avete riscontrato, per così dire, difficoltà e quindi volete essere più vicini alle esigenze dei viestani? Certamente questa modifica del regolamento si è resa necessaria anche per l'invio che c'è stato nei mesi invernali a dicembre di tutti gli avvisi di pagamento. Quindi si è ritenuto opportuno concedere la possibilità ai cittadini di poter rateizzare questi importi. La rateizzazione si è resa appunto necessaria un po' per venire incontro ai cittadini, ma anche perché precedentemente c'è stato un accumulo di scadenze dovute anche in parte a delle omissioni che sono state compiute dal comune, perché a dicembre sono stati mandati una serie di annualità, se non ricordo male ben 4 annualità, che dovevano essere mandate, come normalmente fanno gli altri comuni, nell'anno successivo. Quindi proprio per venire incontro un po' all'enorme richiesta di tassazione non pagata, si è pensato di concedere una rateizzazione a chi ne farà richiesta, con l'applicazione naturalmente degli interessi moratori, perché è giusto che chi non abbia provveduto per tempo al pagamento paghi di più rispetto a chi ha pagato tempestivamente. Al tempo stesso è stato previsto una minor discrezionalità da parte dell'ufficio, perché sono stati individuati in maniera specifica quali sono i requisiti per poter accedere alla rateizzazione. Un altro tema che ha a che fare con le casse del Comune, anche per quanto riguarda discorsi più ampi, non solo dei tributi, è la vicenda con la Corte dei Conti. Proprio nell'ultimo Consiglio Comunale c'è stata la presa d'atto di un'ultima relazione della Corte dei Conti, perché dobbiamo ricordare che, diciamo, siamo sotto monitoraggio di questo organismo che appunto deve portare il Comune al risanamento. Ecco, da una parte, a quanto è stato detto in Consiglio Comunale, la Corte dei Conti dice che tutto va bene, anzi si sono anticipati i tempi, però lancia anche, per così dire, dei segnali di allarme, nel senso che bisogna ancora tenere sotto controllo. Qual è la situazione? Noi ogni 6 mesi dobbiamo rendere conto alla Corte dei Conti su quello che è lo stato di avanzamento del piano di rientro. Quello che è stato portato in comune è la presa d'atto dell'esame di dicembre. All'interno della delibera, chiaramente la Corte dei Conti fa rilevare sì il passaggio positivo con un po' di anticipo rispetto ai tempi per alcune manovre che abbiamo anticipato rispetto a quelle che erano le previsioni del piano di rientro, però pone 2 allarmi, ma voglio dire che sostanzialmente di cui io non sono preoccupato, che cioè quella delle entrate, fa riferimento alle entrate legate alla tassazione, al recupero dell'evasione, sulla quale, come ho detto anche in Consiglio Comunale, ci stiamo muovendo in maniera abbastanza spedita, anche perché a breve, tra qualche giorno, verranno inviati gli atti all'Agenzia delle Entrate riscossione, quindi inizierà effettivamente quella che è la riscossione coattiva, e siamo fiduciosi di centrare l'obiettivo che ci eravamo prefissati anche nel piano di rientro. E la seconda questione riguarda invece una lettera di patronage rilasciata dal precedente sindaco in favore della società Aurora, che ha comportato un giudizio, un contenzioso da parte della Banca Puglia nei confronti sia del comune di Vieste che nei confronti della società Aurora, per la restituzione di un mutuo che Aurora, come tutti sapete, non ha potuto, per ovvie ragioni già espresse in precedenza, non ha potuto onorare. Anche per quanto riguarda questo contenzioso stiamo cercando di chiudere la questione in maniera transattiva, quindi siamo ottimisti anche
per quest'altro secondo punto. Poi è chiaro, il prossimo monitoraggio che sarà a giugno sarà importante e l'aspetto migliorativo è quello legato soprattutto al fatto che già da quest'anno si vedono gli effetti positivi. Infatti si ricorre molto meno all'anticipazione di cassa rispetto agli anni precedenti, ma questo già si era, si era previsto un calo, si era già riscontrato un calo. Infatti l'anticipazione media di cassa già nel 2016, quando siamo arrivati, era di 2 milioni di euro, nel 2017 è stato di 1 milione e 400 mila euro. E noi puntiamo già per il 2018 ad andare sotto il milione di euro per quanto riguarda l'anticipazione di cassa. L'andamento della cassa è notevolmente migliorato anche in questi primi mesi dell'anno e tutto fa ben sperare che diciamo, gli obiettivi vengano centrati, forse anche con un po' di anticipo rispetto al piano stesso.